CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. Buongiorno ai nostri ascoltatori, edizione di mezzogiorno del notiziario locale qui da Radio CBSN. E partiamo con una notizia di cronaca. Il 9 gennaio 2024 i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il tribunale di Brindisi nei confronti di un 49enne del luogo, indagato per i delitti di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, danneggiamento aggravato, tentato violenza privata ed esplosioni pericolose. In particolare, all'inizio dello scorso mese di dicembre, l'uomo, in seguito a diversi dissidi con i vicini di casa che lo accusavano di provocare rumori molesti, sarebbe sceso in strada e, armato di pistola, urlando contro di essi, avrebbe esploso due colpi di pistola contro la finestra della loro abitazione, fuggendo subito dopo. I colpi, fortunatamente, hanno danneggiato esclusivamente il mobilio e le pareti, senza ferire gli occupanti dell'abitazione. Le indagini avviate nell'immediatezza del fatto, consistite anche nell'analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza dell'area in cui è successo il fatto, hanno consentito di identificare il presunto responsabile, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine. Gli elementi raccolti hanno permesso alla Procura della Repubblica di Brindisi di chiedere ed ottenere da parte del giudice per le indagini preliminari l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del presunto responsabile. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi. Nelle scorse ore si è svolta una riunione di coordinamento presso la direzione generale della ASL di Brindisi. Tra gli argomenti, per quanto riguarda Carovigno, si è discusso del distretto sociosanitario numero 3 che ha sede nell'istituto del Prete. Per Ostuni, i lavori della piastra dell'ospedale, evidenziate anche alcune difficoltà legate alle risorse economiche per completare i lavori. Inoltre si è anche parlato dei lavori per la costruzione del centro risvegli di Ceglie. I partecipanti hanno tutti dato la disponibilità a ricercare le soluzioni ai problemi, appunto, che sono emersi. Intanto la ASL di Brindisi ha stilato il piano di gestione emergenze, dove viene fuori un quadro drammatico della sanità nella nostra provincia e i numeri parlano chiaro. Su 969 posti letto, appunto, sono mancanti 265, così ripartiti 104 quelli che mancano al Perrino, 99 al Camberlingo di Francavilla e 62 ad Ostuni. Situazione difficile nei pronti soccorso. A Brindisi mancano 22 unità, a Francavilla 9 e ad Ostuni 8. Anche in anestesia e rianimazione va male, con la mancanza di 21 unità. Ancora una volta dicono alla CGIL, Brindisi è la maglia nera tra le ASL pugliesi, con la percentuale più bassa di nuovi assunti. I brindisini quindi devono continuare ad immigrare per essere curati, pagare di tasca propria o rinunciare alle cure. E i politici, da destra a sinistra, non arrivano mai soluzioni concrete, purtroppo. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana della stazione di Villa Castelli, nell'ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato le classi della scuola media Dante Alighieri di Villa Castelli. All'incontro hanno partecipato 90 giovani studenti e il corpo docenti. I temi affrontati sono stati la legalità, la violenza di genere e il bullismo. Il bilancio 2023 della Polizia Provinciale di Brindisi, illustrato dal comandante Cosimo D'Angelo, è stato il 2023 un anno positivo in termini di attività e controllo del territorio. Un grande impegno in campo ambientale e della sicurezza stradale. Particolare rilievo nel controllo della riserva naturale di Torre Guaceto. Deferiti anche i responsabili di tre aree dove illecitamente venivano depositati rifiuti, un impegno anche negli sbarchi dei migranti e ancora il controllo sulle strade per quanto riguarda violazioni del codice della strada. Il Comune di Ostuni si è aggiudicato due finanziamenti regionali nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda l'amianto presente in fabbricati e immobili di proprietà private. Il secondo riguarda la realizzazione di interventi localizzati in aree naturali protette come il Parco Regionale delle Dune Costiere. Intanto, per restare a Ostuni,
nuova vita per gli alberi di Natale installati dall'amministrazione comunale lungo le vie cittadine in occasione delle festività natalizie. Entro il prossimo 19 gennaio si può fare richiesta al costo di 50 euro ad albero. Con il ricavato si vuol realizzare un parco giochi per ragazzi con disabilità. E anche Francavilla ha ottenuto un finanziamento di circa 50.000 euro per la realizzazione di un'area sportiva in villa comunale nell'ambito del bando Sport nei parchi. Il progetto prevede l'installazione nei pressi del campo di basket di un circuito fitness. Intanto l'amministrazione ha avviato la procedura per individuare un'associazione o una società sportiva che dovrà gestire l'area. Infine ricordiamo che l'AVIS comunale di San Vito, in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Brindisi, organizza per domenica 14 gennaio una raccolta di sangue dalle ore 8 alle ore 12 presso la ASL di Viale Ono. Coloro che vogliono partecipare possono prenotarsi chiamando il numero 328-5362-169. Ed è tutto per questa edizione di Mezzogiorno. Appuntamento con le altre notizie locali rinviato a stasera alle 20. Grazie per l'ascolto da Piero Vasta, che ha condotto in studio, e da Antonio Semeraro, che ha curato la parte tecnica. A tutti buon pomeriggio. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui a pugliawebtv.it.